città e mettiamo un seme di speranza. Io mi sono ricordato dei versi di uno scrittore e di un pensatore contemporaneo, Danilo Dolci, il quale dice: la città nuova nasce dove un bambino impara a costruire provando ad impastare sabbia e sogni in arrivare. Sabbia e sogni, capite? Dove un bambino impara a costruire, si mette cioè con tutta l'ansia, con tutta l'attesa, con tutte le vibrazioni della speranza, del futuro, e impasta la sabbia, la vita quotidiana, la materialità, i problemi, le cadute, le sconfitte, la sabbia quotidiana, provando ad impastare sabbia e sogni inarrivabili. Ora, io questa sera, che cosa vi devo dire? Vorrei soltanto offrirvi delle suggestioni, soprattutto vorrei darvi un po' di speranza, perché oggi è in calo la speranza. Leggiamo di tante cose assurde che stanno accadendo in questo nostro vecchio mondo, e per cui a sentire la gente ti accorgi che il culto del lamento è molto sottolineato oggi. E io vorrei che tutti quanti invece noi praticassimo davvero il culto della speranza, che non significa aggrapparsi alle nuvole, non significa friggere l'aria, ma significa invece credere che le cose davvero potranno cambiare. Tutto questo non vuol dire che vogliamo dare un narcotico alla gente, quasi fare una iniezione di coramina per tenerla su con le buone parole. No, no, è così. Perché? Perché noi crediamo che Gesù Cristo è davvero il centro della storia. E l'A e la Z di tutto l'alfabeto che noi possiamo pronunciare. Il Signore è il principio e la fine, il centro di tutte le cose. E noi sappiamo che l'estuario della storia, cioè il luogo verso cui fluiscono tutti i fiumi del pensiero, della storia, dell'arte, della poesia, tutto converge verso di lui. Questa fede non ci deve mai mancare, perché sennò che credenti siamo, che profeti siamo. Per cui comprendete bene che anche tutto quello che noi possiamo dire come profeti non appartiene a noi. Non sono le nostre fisime che vogliamo pronunciare e accreditare presso gli altri, ma è la parola del Signore, è la parola sua. E il Signore vuole che noi si parli, che non si stia zitti, che non si dicano chiacchiere, come ha detto il Vescovo poco fa, questo sì, ma dobbiamo parlare, e il compito dei profeti è quello di parlare. Vedete, il Signore non teme le parole dei violenti, teme il silenzio dei credenti. Noi delle nostre parole dobbiamo rendere conto alla storia, ma dei nostri silenzi dobbiamo rendere conto a Dio. Un giorno il Signore ci chiederà: perché hai fatto ciò? Perché sei stato zitto? Perché davanti a tanti soprusi, a tante ingiustizie della terra, a tante cose che non vanno, tu non hai pronunciato le parole che io t'ho detto all'orecchio, come dice il profeta Ezechiele. Io ho parlato al tuo orecchio, tu adesso ripeti agli altri quello che hai ascoltato. Ma noi molte volte non sappiamo ripetere agli altri. Io penso che c'è una frase che può benissimo disegnare lo stato d'animo nel quale ci troviamo tutti quanti, tutti, me compreso, i nostri vescovi, tutti quanti voi. Una frase che è risuonata nel mese di marzo a Seul, laddove si è celebrato la convergenza di tutti i credenti in Gesù Cristo, protestanti, ortodossi, anglicani, ci sono andati anche i cattolici, seppure non in forma ufficiale. Hanno fatto un grande convegno su questo tema fondamentale: la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Il tema, sapete qual era? Quello che campeggiava sulla scritta, che campeggiava sui pannelli di fondo, tra diluvio e arcobaleno. Noi ci troviamo tra diluvio e arcobaleno. Siamo un po' come noi, vi ricordate quando ci fu il diluvio universale? Anche noi stiamo su questa barca, su questa zattera che ondeggia sotto tutti gli urti della storia. E siamo anche noi su questa nave tra il diluvio, le acque che sono preoccupanti. Anche noi come Mosè ogni tanto scendiamo, usciamo sulla tolda e misuriamo con lo scandaglio le profondità delle acque. Vediamo a che punto sono arrivati e ci preoccupiamo. Però, come noi, anche noi leviamo lo sguardo verso il cielo per vedere se compare sulla calotta del cielo, se compare la striscia dell'arcobaleno. Anche noi, tra diluvio e arcobaleno.
essere i cantori dell'arcobaleno, soprattutto coloro che scrutano l'arrivo della colomba che è stata mandata da Noè. Lo sapete che un giorno mi prese una colomba e la mandò via, la fece volare, chissà, volando potrà poi tornare con qualche avvisaglia di terra ormai liberata dalle acque. E scrutava Noè l'arrivo della colomba, e un giorno la colomba tornò portando un ramoscello di vino. Ecco, noi dovremmo essere coloro che sulla nave scrutano l'arrivo della colomba, che non fanno le lamentele, le geremiadi mistiche sulla perversità del mondo, su questo ruzzolare del mondo verso la catastrofe, perché di cantori malinconici di questo genere ce ne sono tanti. Questo non significa chiudere gli occhi di fronte alla realtà, perché lo sappiamo anche, poi, parentesi, ve lo devo dire, ma lo sapete meglio di me, che il mondo è andato sempre così, forse anche peggio. Non è che andiamo, è che adesso stiamo andando peggio dei tempi passati. Il mondo è andato sempre così, il mondo è stato sempre un po' triste per un verso, però ha avuto sempre i suoi profeti, i cantori della speranza. E il nostro compito di credenti oggi non è quello tanto di macerarci in questi elenchi sulla perversità del mondo, ma è quello lì di salire, di stare brevemente sulla tolda della nave per intuire l'arrivo della colomba e per scorgere sul firmamento questo allargarsi dell'arcobaleno. Io penso, vedete, amici miei, girando un pochettino dappertutto, ho visto, mi sono accorto, tirando le somme di tante operazioni, mi sono accorto che probabilmente noi credenti abbiamo questa missione oggi, quella di essere suscitatori di speranza, di dire alla gente che Dio è vicino, capite? Vi ricordate quell'episodio di Filippide, il maratoneta, quando ci fu la battaglia di Maratone nel 490 a.C., gli ateniesi contro i persiani, gli ateniesi che erano un gruppetto contro l'immenso esercito persiano. La battaglia di Maratone, gli ateniesi erano rimasti in città, soltanto i vecchi, le donne e i bambini stavano sui muraglioni per vedere se giungesse da lontano qualcuno che recasse lieti annunzi. Avvenne la battaglia, sapete che per una disposizione tattica gli ateniesi ebbero il sopravvento, morirono quasi tutti massacrati, ma i persiani dovettero cedere. Allora uno reduce si salvò, Filippide, un ateniese, di corsa fece 42 e tanti chilometri di distanza che separavano la pianura di Maratona dalla città di Atene. La gente stava lì ancora sugli spalti del Filippide, lo videro comparire lontano questa sagoma che si avvicinava. E quando arrivò sotto le mura gridò, urlò a tutti quanti: Caire, rallegratevi, Nicone, abbiamo vinto. La tradizione dice che cadde a terra e espirò, morì così il primo maratoneta. Caire, Nicone, comprendete, amici miei, se queste cose ve le dico, non è perché ho detto voglio suscitare delle buone emozioni, ma che c'entra? Sarei davvero un essere perverso se venissi qui soltanto a suscitare delle vibrazioni emotive. È perché sono convinto che noi cristiani dobbiamo dire questo oggi al mondo. Il mondo se lo aspetta, se lo attende, e se noi che ci nutriamo della parola del Signore ogni domenica, noi che viviamo il giorno del Signore con tanta luce, poi non sappiamo dire nella storia di ogni giorno, non sappiamo introdurre nelle vene della storia questi ritmi della speranza, allora che facciamo? Che facciamo? Siamo come gli altri. La preoccupazione sì, però la speranza deve essere grande. Allora dicevo, ecco queste grandi transumanze che dobbiamo fare. E la prima, ve l'ho già detto, dalla cultura del lamento alla cultura, al culto della speranza, dell'attesa, di cieli nuovi e di terre nuove. Dobbiamo dire alla gente che le cose cambieranno, che stanno cambiando, che possono cambiare perché ci siamo noi, perché noi siamo legati a Gesù Cristo e Gesù Cristo non ci farà venir meno la sua forza. Queste cose le dobbiamo dire, noi crocifissi insieme con Gesù Cristo, dobbiamo dare questo annuncio pasquale.
l'annuncio dell'alleluia, l'annuncio della gioia, anche se dobbiamo mostrare le stigmate. Quindi la prima transumanza, ho detto, dalla cultura del lamento al culto della speranza.